Dopo il successo riscosso lo scorso ottobre dall'iniziativa Parco delle Note, la rassegna ritorna ad emozionare e intrattenere nel Parco di Belloluogo. Musica nel verde, con validi musicisti salentini ed un repertorio che da Vivaldi a Mozart arricchirà la primavera leccese. Questa mattina, presso l'Open Space, l'assessore al turismo e allo spettacolo Luigi Coclite e il critico musicale e presidente dell'associazione Nireo Eraldo Martucci hanno presentato l'evento che prende il via il 25 aprile. Ritorna all'iniziativa il Parco delle Note dopo aver avuto nella prima edizione una grande affluenza di pubblico. Sì, l'abbiamo fatta nell'ottobre dello scorso anno con una grande sorpresa, perché noi pensavamo, è partita molto in sordina, però non pensavamo che venisse poi tanta gente. Abbiamo inventato le matinee, così le chiamano, musicali al Parco di Belloluogo, cercando di realizzare, diciamo, il doppio scopo, quello di far conoscere un posto bellissimo alla cittadinanza che non conosceva infatti il Parco di Belloluogo, e quello di rendere più gradevole la visita al parco attraverso i concerti di musica classica organizzati insieme all'associazione Nireo. Ha funzionato moltissimo e già diciamo, all'ultimo incontro, lo scorso anno, il 90% dei presenti mi chiedevano: ma quando la ripetete questa cosa? Noi l'abbiamo programmata un paio di mesi fa, ripartirà il 25 aprile, giovedì prossimo, e poi saranno le prime tre domeniche di maggio con una cadenza, diciamo, settimanale dalle 11 alle 12, dove si può andare tranquillamente, ci si può stendere sul prato, lì bisogna calpestarle le aiuole, non è proibito. Ci sarà un piccolo spazio anche dedicato ai bambini, gestito è organizzato proprio per loro, in modo che le mamme che non riescono a collocare in quell'ora i bambini possono lasciarli tranquillamente nel parco, e ci saranno delle persone che diciamo, organizzeranno qualcosa per tenerli occupati, ma in maniera intelligente. Torna all'iniziativa il Parco delle Note, e quali sono gli appuntamenti nel dettaglio? Allora, di questi quattro appuntamenti, inauguriamo il 25 alla grande, credo, con uno dei cicli musicali più famosi di tutti i tempi, cioè le quattro stagioni di Vivaldi, che iniziano con la primavera, e beh, insomma, ci troviamo, e quindi credo che l'inaugurazione non poteva avere un tema migliore. Saranno un sestetto d'archi più il clavicembalo, quindi diciamo una bella formazione. Proseguiremo il 5 maggio con flauto ed arpa, intervallato peraltro dalle letture di un attore che leggerà alcuni brani di Gabriele D'Annunzio, perché è anche l'anniversario quest'anno di D'Annunzio. Il 12 maggio quintetto di fiati, dedicato a Rossini ma soprattutto a Verdi, con diverse sinfonie operistiche trascritte appunto per questa formazione. È anche l'anno di Verdi, sappiamo, i 200 anni alla nascita, quindi diamo anche un senso logico a questo ciclo. E l'ultimo appuntamento, il 19 maggio, vedrà il quartetto d'archi Florilegium, che l'anno scorso è stato impegnato in tutti e quattro i cicli, che quest'anno diciamo, è impegnato anche nel concerto delle quattro stagioni, il quartetto da solo, che affronterà i quartetti celebri di Mozart e di Haydn. E quindi veramente respiriamo un'aria europea, un po' quello che accade, no, nel resto d'Europa, cioè i concerti all'aperto, i concerti di musica classica all'aperto. E appunto l'anno scorso sono stati applauditissimi, la gente ci invogliava a riorganizzarli, e con grande piacere, insomma, lo rifacciamo, sfruttando peraltro i talenti migliori, fra l'altro, del panorama musicale salentino.